passaggi per prendere il territorio come nel rugby a 15. Presa perfetta di Sam Cavan, immediata la pressione di Carroll. Fronte opposto per Fraser e poi il cambio di passo ancora impressionante, si porta con Moscerino attaccato alle spalle e poi la galoppata infinita, anche qui 80 metri in buoni di corsa, i Templari ancora una volta a meta. Qua c'è veramente un grandissimo riciclo a una mano del giocatore di colore dei Templari, prende un intervallo e con un giocatore attaccato, eccolo qua, perfetto, adesso spinge ancora nelle gambe il passaggio al sostegno all'esterno, veramente incredibile. È una tecnica individuale che spesso ricorrono e che spesso allenano i giocatori di rugby a 13, perché hanno sempre due difensori e difendono con il braccio e con l'altra mano che tengono il pallone riescono a fare un passaggio. Soprattutto i giocatori di rugby a 13 hanno queste capacità e queste doti tecniche perché vengono anche molto allenate. Allora, attenzione a questo calcio d'avvio, il vento è decisamente favorevole al pallone e infatti va fuori, facile la previsione. Gliel'avevi chiamata prima. Ma ce n'è davvero tanto. Dall'alto la copertura del Stadio Olimpico non aiuta perché crea degli angoli stranissimi per il vento e quando si infila acquista addirittura velocità. Gallesi ci riprovano, il cambio di passo, via centrale, uno contro uno, non arriva l'immediato sostegno, cambia poco. Dovremmo tanto dirvi buono chi questa, sarà l'autore della meta, ma mamma mia che rischio. E comunque la squadra gallese gioca un buon rugby a 7, un concetto del rugby a 7 di giocare buono, non avendo dei giocatori fisicamente come quelli del British Army o quelli neozelandesi che abbiamo visto prima. Meta trasformata, grandi bevitori di birra si diceva prima di lì, nella tribuna sotto lo stand del produttore di birra. Non esiste nessun gallese che non è un buon produttore di birra. Dice, è vent'anni che vado in Galles, non ho mai visto uno con una Coca-Cola, mai nella mia vita. E allora recuperano comunque il pallone, opportunità di tentare ancora una volta su questa fascia, questi costanti ricicli, pallone subito a disposizione. Prova rimane a terra Sam Kane, il numero 3 della formazione dei Templari. Touche, giocata veloce per i Templari, adesso c'è un tenuto, il placcatore deve lasciare il placcato. Intanto Kane non ce la fa, facendo anche il pallone, non si accorgono che ha fatto cenno alla panchina, io non ce la faccio, e adesso si rimette a correre quel pallone in qualche modo, e dice no, sta correndo verso la panchina, vuol dire che se questi mi danno un altro pallone sono morto. E tanto Templari molto molto vicini alla ormai certezza assoluta della vittoria, iniziano a poter colpire, anche in questo caso non è facile, fisicamente impressionante, corrono un avversario attaccato dietro con grande tranquillità, anche in questo caso come aveva fatto Hompia, Janan Hompia nella meta precedente, anche adesso. Ed eccolo qui, adesso al tentativo di trasformazione decisamente angolato, il vento non darà una mano e invece pallone tra i pali, non era facile, dall'angolo col vento l'ha messo. Sono i calci dritti per le vittime, allora ecco, difficili da gestire a quanto pare. Io me ne ricordo qualcuno, calcio dritto. Qualche vaga ricordo dei calci dritti in mezzo ai pali.
I gallesi non mollano assolutamente. Non è una brutta squadra. No. Comunque gioca un buon rugby a 7 la squadra gallese. Con Henderson, Skin e Harness. Questo si apre una buona opportunità. Il problema è che il gigante Jonathan Ompia non fa sconti a nessuno, arriva ovunque. Dotato di una molle spaventosa rispetto al resto, e adesso l'opportunità di questa corsa. Pallone calciato all'indirizzo di Frenzer. Recuperato, guardate con. C'è, non c'è. C'è, no, ora no. Pallone recuperato addirittura dai Rexiles. E c'è un in avanti. Passaggio in avanti. Sembrava meta quasi certa questa. Ma da buoni gallesi non mollano mai. Culturalmente. Insomma, non è una nazionale inglese quella di fronte, ma assimilabile, no? Sì, c'è sempre, è sempre un bel derby anche questo. Si va a giocare questa mischia. Allora godiamoci questa sfida. Crollo immediato, pallone nelle mani dei Templari. Prova di gioco. Archiviata la pratica, partita per i Templari. Base. Adesso si aspetta solo il fischio finale. I nuvoloni grigi iniziano ad addensarsi sul fuori italico. Questa è una giornata splendida rispetto alle. Cioè dei giorni scorsi si arrivasse una fiata notturna a capo del Macchinari che domani così siamo un po' più freschi, più giocatori che noi siamo qui. Allora, match ormai finito, ultimi secondi di gioco, ultima azione probabilmente con i Templari ancora riversati in avanti in vantaggio per 26-14. E finisce qui, i Templari Sevens battono Mels Exiles 24-16. Si va ad archiviare quello che è l'ottavo match della parte pomeridiana del programma odierno del Roma Seven 2010. E adesso Australia, Umberto, e qui facciamo decisamente sul serio. Australia tra l'altro contro Uprising Pitcher Sword, ovvero sia i Fiji. Le Fiji sicuramente iniziano a esserci le partite di alto livello dove le forze in campo si equivalgono, giocatori forti tecnicamente, fisicamente, atleticamente da una parte e dall'altra, per cui sicuramente vedremo delle. Adesso una gara di alto livello, molto vicina alle partite del circuito mondiale del rugby 7. Allora, per renderci la vita facile, Umberto, maglie chiare per entrambi, pantaloni.